Pochi giorni fa ho letto sui giornali che Torino si pregiava di aver dato un nome a una nuova via intitolata Mirafiori a Scirea. Scirea è un calciatore, non me ne può fregare di meno. Invece Torino si è dimenticata di un suo grande figlio, Aurelio Peccei. Io avrei fatto via Peccei. Aurelio Peccei era un torinese doc, militò nella Resistenza, economista, manager della Fiat che negli anni dell'immediato dopoguerra va in Argentina a fondare la Fiat Sud America. Peccei è un intellettuale avanti sui tempi e semplicemente si pone una domanda e dice: nel pieno boom economico, metà degli anni 60, ma è possibile crescere all'infinito in un pianetino così piccolo dove le risorse sono quelle che sono, dove non possiamo aumentare a nostro piacimento? Se l'uomo si moltiplica senza un freno, se la popolazione aumenta, se i bisogni e i desideri aumentano, se tagliamo le foreste, se esauriamo le miniere, se bruciamo il petrolio, se bruciamo il carbone e il gas, se produciamo rifiuti, se produciamo inquinamento, prima o poi la nostra crescita infinita deve fermarsi per ragioni meramente fisiche. Allora Peccei si pose questa domanda, aggregò attorno a sé i maggiori intellettuali e studiosi dell'epoca, li aggregò a Roma e per questo fondò una struttura che ancora oggi esiste, si chiama Club di Roma, e commissionò un rapporto già basato su dati scientifici, che era tentare di fare una simulazione di come si comporta il pianeta e l'uomo che ci sta sopra, via via che cambiamo le nostre abitudini e il nostro appetito. Questo modello diede luogo alla pubblicazione di un libro scandalo, il rapporto I limiti della crescita, che fu tradotto in Italia come Limiti allo sviluppo, che uscì nel 1972 e fu tradotto in 30 paesi, in 30 lingue e vendette 10 milioni di copie. In quel rapporto, in sostanza, con dati scientifici oggi assolutamente aggiornati e confermati, nonostante le male lingue che dissero che era solo un progetto Cassandra e non era vero, oggi è stato riaggiornato il rapporto del Club di Roma, pubblicato nel 2004, tradotto in Italia nel 2006, non c'è stato alcun dibattito, è passato in silenzio. Il nuovo rapporto del Club di Roma del 2006, che si intitola I nuovi limiti dello sviluppo, pubblicato da Mondadori, è scomparso. È uscito in libreria, non ha suscitato un solo articolo di giornale, una domanda da parte del mondo intellettuale, politico, economico, nessuno l'ha considerato, almeno quello del 72 aveva suscitato il dibattito. Allora, oggi è venuto il momento di ridomandarci se quel rapporto non era forse avanti sui tempi, ma estremamente attuale oggi.